Bentornati su un Dark Souls 3. In questo nuovo episodio solleveremo il calice della speranza, come se di speranza si possa parlare in questo gioco, nel dirvi che ho fatto, diciamo, delle piccole scoperte, anche se non ho scoperto l'America, però in fondo sono sempre delle scoperte. Si impara dai propri errori e io praticamente mi sono lanciato in un baratro dal quale sembrerebbe impossibile uscirne. Sto parlando della vacuità. Come vedete, il nostro personaggio, l'emblema che costeggia la barra della vita e tutto il resto, si stanno più avvicinandosi sempre di più, quindi di conseguenza alla vuotezza. La vacuità è questa. Tutto parte da una quest che abbiamo attivato, una quest secondaria. Abbiamo mandato qui al santuario Hioel di Londor, il pellegrino sopravvissuto dinanzi al ponte, di fronte all'insediamento dei non morti. L'abbiamo mandato qui, abbiamo attinto al potere, cosa molto prelibata e cosa molto succulenta da poter fare, dato che non si spendevano anime per il level up. E abbiamo attinto al potere per ben 5 volte, e per ben 5 volte nel nostro inventario, negli oggetti chiave, ogni attinta al potere, paf, un segno oscuro. 5 segni oscuri per 5 poteri, per 5 volte che abbiamo fatto il level up gratuito. E di conseguenza ad ogni morte si attiva la vacuità, che scatta di 5 punti, nel nostro caso perché abbiamo 5 maledizioni, 5 segni oscuri nel nostro inventario, negli oggetti chiave. Ad ogni morte, nel mio caso, aumentiamo la vacuità di 5 punti, e alla quindicesima, come nel nostro caso perché siamo morti 3 volte, cosa è successo? Ci diventiamo delle mummie, quindi ci avviciniamo sempre più all'essere vuoti. Questo, diciamo, poi Joel è stato misteriosamente ucciso oppure è morto, io penso che sia stato ucciso dalla sua amica Yuria, come vogliamo la chiamare. Si è presentata qui al suo posto, il suo cadavere è ancora qui all'interno del santuario. Yuria praticamente ci servirà al suo posto. Ci ha chiamato signore dei vacui, che cosa vorrà dire? Non lo sappiamo, fatto sta che ci ha fatto uccidere un NPC all'interno del santuario, il mago che avevamo incontrato all'interno del bosco dei crocifissi. E quindi l'abbiamo ucciso, abbiamo donato le sue ceneri e finora la quest è stazionaria. Andremo avanti e vedremo cosa succederà. Nel frattempo guardiamo i nostri cari falò, quindi ci teletrasporteremo nella zona che più farà comodo a noi. Scusate questo breve intermezzo, questa breve introduzione, e partiamo subito con lo scegliere la nostra destinazione. Andiamo. Io direi rovina del forte, vecchio lupo di Farron l'abbiamo fatto. Andiamo al forte di Farron dal primo, perché abbiamo esplorato molto vagamente. Perché onestamente ci... anello della strega di Zalit e le sue figlie bruciate dalla fiamma del caos insegnarono agli umani l'arte della piromanzia e regalarono loro questo anello. Ogni piromante conosce bene la storia delle streghe. Cioè qua c'è molto Dark Souls 1. Allora, ho imparato questa piromanzia vomito di pietra, da attraverso l'anima del demone del rifugio che avevamo sconfitto. E ritorniamo qui. Qui. Abbiamo equipaggiato l'anello del... perfetto. Allora, attenzione. Quindi dobbiamo... siamo andati da questa parte e noi ci proietteremo. Ho paura. Oe! Porca c'è la zozza. Pelle ferrea. Mannaggia. Cominciamo molto bene. Che schifo. Allora, siamo praticamente inermi qua. I tritoni. No. Questi fanno maledizione.
Ciuccia di questa. Oddio. Sì, come no? Oddio, 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 oddio. No, no, no. Non neanche mi avvicino da te. Non mi avvicino. Come cavolo faccio a farla calare sta cosa? Ah. Vediamo se posso evitarlo in qualche modo. Ecco il piccio, lo fare sputare! Mannaggia a te, a chi ti ha macreato! Schifoso. Allora, mannaggia, non sono più finiti. No, oh, oh, pop. Ovviamente tutto quello che ho fatto sulla vacuità, ha detto, attenzione, è tutta una congettura mia personale, ah. Non è niente che sono riuscito a trafugare da qualche parte, perché sapete, io voglio godermi questo titolo in blinder, in piena anima della scoperta. Ok, la maledizione è scomparsa, stiamo per perdere pure il veleno. Ma quando finisce sto schifo? Una manina. Oh, oh, oh. Sta per cominciare di nuovo, ti prego, dai, fammi arrivare là, fammi arrivare là, fammi arrivare là. Ah, vaffanculo. Oh! Un'altra invasione. Che cazzo sei? Ah, il sedicito giallo. E no, questo non dobbiamo farlo, questo errore. Ah. Che sevigliato. Dai, non ci arriva. Ah, però sei un vigliacco, sai, che io non posso muovermi lì. Che miseria. Dai, combatti, forza. Ok. Aia! Pinocchio! No, 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 scusa! Ma vaffanculo. Picca di Heisel, corona di Xanthus. Il dito giallo è morto. E sai dove te lo puoi infilare il dito giallo? Non te lo dico perché sono un signore. Allora, annaggia qua! Ma che schifo! Oh! E io dovrei affrontare sto coso in mezzo a sta palude, ma non ci penso neanche.
finito il veleno qui? Ai. Vieni qua. Dai, recuperiamo un pochettino. Tu che mi dai? Frutto del coso, non l'ho capito. No. Aumentando di nuovo. Via. Non aumentare. Oh, apposta. Allora, una caverna. E andiamo alla caverna. Uno scrigno aperto, qualcuno l'ha razziato, avvelenato. Pergamena d'oro. Ah. Che è Mimic? Ah no, niente Mimic, meno male. Vestito antico. Ma che questi sembrano... Sembra l'equipaggiamento di Olasil. Allora via. Allora, a te ti lascio là. Ah, però ci possiamo muovere. Cosa abbiamo lì? Oh. Ah, abbiamo fatto il giro. Allora, cerchiamo di recuperare un poco di salute. Sì, facciamo il giro girotondo. Qualcuno è sceso. Ok. Ma che cazzo è ancora viva? Allora, vuoi andare giù? Allora, qua ci dovrebbe essere il falò. E qua cosa ci abbiamo qui? Dovrebbe esserci il falò qui sopra, se non sbaglio. Poi andiamo a affrontare quel coso. Dovrebbe essere qui il falò. Sì, ricordavo bene. Perfetto, sì. Riposiamoci. Andiamo a affrontare quel demone in fondo. Allora. Poi dobbiamo controllare tutta questa parte. Dobbiamo controllare. Allora, il demone ce lo lasciamo per ultimo. Va come pezzo forte. C'è qualcuno che è nascosto qui. Ma dov'è? Oh! Vai! Ah, vai! Ok. Oh, badala! No, c'è affrontare questo qui! No. Siete incastrati da qualche parte. Bravo. Facciamo un cazzo. Allora, via. Vai. Però calmati che ti faccio arrostito. Proviamo questa. Allora, posso darti una pietra, voglio tirarti. Allora, dai. Ma vaffanculo, non mi fa neanche cattare. Sei un figlio di puttana, sei, eh?
piccolo figlio di puttana. Ma non fa un cazzo sta cosa. Non fa un cazzo. Ah, perfetto, è finito. Molto bene. Molto bene. Quando ti decidi tu a morire. Ok, sei morto. Andato. Anello del drago eterno. Oh, cerchiamo di recuperare. Ok. Magari qualche oggettino. Questa parte. Ma tesori, tesori. Pacco di resina dorata. Grande anima. Anima mia. E io farò l'osso del ritorno, perché io qua non ci cammino più in mezzo a sto schifo. Brace. Sempre comodo. Anima di cavaliere. Che ramo giovane, infatti non lo sospettavo. Corona. Corona di Dusk. Abbiamo trovato tutto il set della piccola Dusk. Non c'è nulla qui intorno. Ok. Quei funghi. Quella Elisabeth. Dai, vieni qua. Ok. Tieni dura Elisabeth. Ma che è morta. Voglio sputare sto coso. Ma che danno lo fa? Vai, dai. Questa è Elisabeth. Guarda quanti ne hanno uccisi di sti poveretti. Poveretti, un corno. Pergamena del saggio, questa la dobbiamo darla, come si chiama? Ah, Ciccino di Vinheim. Aspetta, ma qua canto cantaro. Minchia! Scusate l'esclamazione un pochettino pacchiana. Il timer non era partito. Cioè, mancavano, signori miei, 2 secondi. 2 secondi avremmo perso l'intera registrazione. No, 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 no. Sì, come no, voi giocate a carte lì. Ultima Estus. E andiamo. Voi giocate a carte. Che state facendo? Scopone? Cosa state giocando? Ma continuate, non vi preoccupate, non vi disturbo. Fatevi anche un solitario, a che ci siete, uè. Qualcuno si è girato, no? Altri falò. Ah, ecco, abbiamo fatto praticamente tutto il giro, abbiamo fatto. Ma che cantano, come cazzo salta qua? Guardatele che indemoniato! Mettiti questo! Vaffanculo!
Ma guarda qua questo qui come era indemoniato. Allora, non so se di lì, di qua, non mi ricordo. Tanto stiamo per morire comunque. Bastardo maledetto veleno. Allora, facciamo una cosa. Cazzo dai, l'osso! Ultimo falò visitato, dai. Oh. Il muschio. Perché se comincio a utilizzare i muschi, non ci arrivo più. Sei sicuro di andare avanti? Usi il muschio e ti togli l'avvelenamento. Se usi un muschio ogni qualvolta ti avveleni, non ce la fai. Allora, hai visto? Ho messo qua, quindi praticamente giù. Allora, io direi di andare a usare queste anime. Questi anni, se avanza qualcosa, mi tolgo la vacuità. Non so. Torniamo un attimo al santuario e decideremo. Allora, ragazzi, siamo tornati qua. Ora abbiamo tolto la vacuità, perché praticamente non ci sono bastate le anime. Tutto qua. Nel contesto, parlando sempre, cantare questo rumore, un altro come si chiamano queste fornaci, l'ho chiamate fornaci da spegnere, manca ancora una, però io sono curioso di andare ad affrontare quel demone là tutto zigrinato. Ah, qua è, vedi dov'è? Questo qui è. Qua ti porta al forte di Farron, di qua. Cazzo? Non si fanno questi scherzetti. Oh, poverini. Via. Forza. Ma io ti tiro una palla di fuoco. Va bene? A posto? Allora. No. No. Ci sono tanti altri oggetti ancora qua che non ho preso. E come mai? Mi saranno sfuggiti. Ah, e lì sopra ce ne sono ancora. Porca miseria, quante cose c'è da prendere qua. Ho il cavaliere senza nome. Non l'hai presa tu? Cavaliere senza nome, senza macchia, minchia, non mi devo fare vedere. No, che non mi posso manco catamiare qua. No, aspetta, dai. Dai. Allora, andiamo lì sopra, dai. Olala, c'è un calderone. Chissà cosa contiene. Ma che è? Mi sembra... Ma che siamo a Natale? Bevi pozione, peccato. Talismano del sole, no! Quello di Soler! Ho trovato il talismano di Soler! Erba lama del sangue di lupo! Questa l'hai trovata, ok. Siamo ovviamente un altro oggetto lì sopra. No, ma io devo andare a ammazzare a questo qui. Allora, dove sei? Allora, devo andare a ammazzare questo. Oh, mamma mia, ho detto... Che cazzo? Oh! Ma che cazzo sono? Bevi! Allora, un altro bevo, dai.
Beh, buono, possiamo potenziare la mannaia. Oh, finalmente. Allora, qua non dovrebbe esserci niente. Dai. C'è un oggetto lì sopra. Che è un oggetto quello là? Sì, dovrebbe essere. Però ci sono sti cosi. Mannaggia, lutarina. Dai. Minchia, sono agili questi. Aspetta, voglio... voglio aggirarli. Raggiriamo, raggira, 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 raggira. Ok, una parte di qua e un'altra di là. Muschio purpureo. Perfetto. L'avvelenamento se n'è andato. Ora sicuramente mi avvelenerò di nuovo, però io faccio così. Dovremmo essere, diciamo, più protetti in questo senso. Dai, 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 dai. Oh. Peccato, ti tirai una palla ben volentieri a te. Spadone. E lì c'è un altro oggetto. Sentito. Wow, shottati. Oh. Ok. Allora, c'era un oggetto. Dove era l'oggetto? Ah, dietro questo pilastro. Frammento di titanite. Ok. Tu statiti dove sei. Allora, vediamo qua. Muschio lo uso. Muschio, muschietto, lo usiamo. Allora qua dovrebbe esserci... ah, spenta, dannazione, l'abbiamo fatto qua. L'abbiamo fatto qua. Sì. E ora dove cantaro è l'ultima fornace? Tu lo sai dov'è l'ultima fornace? Manco per farmi girare, dai, che tanto l'ho girata quasi tutta sta cosa. Non penso che ci siano ancora oggetti da prendere, due palle. Devi andare all'inizio, devi andare. All'inizio ci sono andato. Al falò. Al falò di... del primo... Cavaliere, ci sono le scale. Sì. Può essere che è lì. È lì, guarda. Io non ci sono. Allora aspetta, prima fammi eliminare a questo qua. Piano. Piano. Oh. Buono? Ok, mi raccomando. Può essere che è qua. Non lo so. Non lo so. È quell'indemoniato che sto. Preso in pieno. Ah, vai a quel paese. Sì. Presi una marcia. Sì, la fiamma è spenta. Nel falò iniziale, allora mi teletrasporto, ti teletrasporto d'acqua. Forza.
Oh, boh. Ha detto puzzolente. E dai, vigliacchi, forza. Ok. Come no. Allora, torniamo al falò iniziale, perché ce lo sta suggerendo l'aiutante, forza. Allora, forte di Farron, questo. Ok, 4 minuti alla fine del timer. Diciamo che una volta che... è stato controllato abbastanza bene qua, comunque. Ma i giganti, tu ti riferisci a questi cosi, questi che ho sposato? Non sono tanto difficili, però quei tre si attaccano insieme e ti fanno la bua. Allora, io ho fatto tutta questa parte, sono andato dritto. Di qua hai fatto? Sì, di qua. Questo di qua deve andare. Di qua? Qua c'erano i due oggetti, se non sbaglio. No, non ho fatto questa parte, forse io. Se devi prendere quella, andare da quella, se tu la controlli, controlli il carro. No, non devo controllare, devo andare dalla fornace io. Aspetta, allora facciamo una cosa. Pausa, vediamo dov'è la fornace e riprendiamo. Consigliato di andare di qua. E infatti eccola lì, bella pronta. Allora, spegniti. Però prima asciugati l'ala, con un po' di saliva magari, così non ti bruci. Bene, abbiamo fatto l'ultima. E comunque basta andare al falò. Al falò dove ci sono i tre tizi sul ponte, che è proprio dritto dritto, E la porta si sta aprendo per il sangue di drago. E questa la strada. Sangue del lupo, scusa, ho sbagliato. Sangue del lupo, sangue di drago. Bella. Quante armi. Un cimitero, anche questo. Classici cimiteri giapponesi con tutte le armi infilzate, le candele. Allora. Posto del ritorno, molto bene. Qua si continua a salire. Questo che è mostro. È seduto. No. Ma vaffanculo, mica, ma vai schifo, cioè. No, levati! 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 Vaffanculo! Oh, ma va! Mica mi ha ciunnato! Ah, ancora oggetti, ma non finisce mai quest'area da esplorare, manna. Un altro, ma quanto ce n'è? E non mi ricordo se è esplorato qui dietro. Aspetta. Un corpo pure là. Uno, due, tre, quattro, dai. Oh, grande anima di cavaliere. Allora, dove cantano si sale di qua? Allora, o di lì o di là. Ah, ho capito dove siamo qua. Dove c'era la caverna. Ma io devo prendere sti oggetti. Porca miseria, come faccio a prendere sti oggetti? Ok, via. Allora, via. Devo fare la traspirazione, così aumentiamo la resistenza a sto schifo. Allora, palla per sicurezza. Allora, dove cantaro si prendono i nostri oggetti? Adesso ti tiro una palla.
Leonardo l'ha schivata all'ultimo. Oh, aspetta, aspetta. Perché poi sto schifo si diffonde. Si diffonde. Tu vieni. Non vieni? Ti faccio venire io, porta. A posto. Allora. Qui, non sputa, non sputare ringhiotti. Allora, qua c'era la caverna. Come cantaro si prendono quegli oggetti? Forse di là. No, 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 che c'entra? No. No, 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 no. Dalla caverna, forse c'è un muro invisibile all'interno della caverna. Aspetta un minuto. Vediamo. No. Ma abbiamo provate tutte. Ah. Un po', una Estus. Aspetta, che sono testardo, che dobbiamo fare come l'oggetto che abbiamo preso nello scorso episodio. Aspetta, aspetta, questa cosa mi sembra un poco, mannaggia, mica se era un passaggio segreto, se era andato in brodo di giuggiole. Io sono venuto da qui, di qui, di qua. Avvelenato per l'ennesima volta. Io direi di andarcene. No, no. Poi vedremo come si prendono questi oggetti. Allora, osso del ritorno. Allora, osso del ritorno e torniamo all'ultimo falò visitato. Elmo di Morne, bizzarro elmo dotato in dotazione di capelli di Karim. Di Karim, Karim. Non sono quelli di Yotobi. I capelli di Karim dedicano la propria vita e servire una sola fanciulla. I capelli di Karim. Ah, come Lautrec e compagnia bella. Allora, ci spostiamo nel falò, nel falò, nel falò, nel falò delle rovine. Così la porta sarà aperta dinanzi a noi. Freccia pesante da ammazza draghi, enormi frecce simili a lance create dal fabbro gigante degli dei. Possono essere scagliate solo con un arco pesante. Penetrano facilmente la carne. Tipo spiedino, praticamente. Il parma cremisi, ok, leggero e facile utilizzo. Allora, no, voi non mi interessate. Benissimo, la strada è spianata. Ovviamente poi ci sarà la classica puntatina di Azzonzoco per Lautrec, tra cui forse vedremo, ritornerà di nuovo la palude. Riavviamo un momentino. Allora, si può uscire. Che silenzio. Vabbè, io sento gli oselli, io... Non sono gli oselli del bosco. Vedo qualcuno che s'arrimina. Sembrano gli stessi esseri della strada dei sacrifici. Ma io salgo dall'alto, perché magari in genere chi è dall'alto ha una posizione di vantaggio. Sì, sì, piano, 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 piano. Sì, sì, tu continui a ballare. Sì, come no, che io la scendo lì sotto. No, no. Molto bene, cioè praticamente non è servita a niente. Mi, e che è? No, blocchiamoli, non facciamoli salire. Ok. E il gallinaccio.
qua con che reattività che hanno. Vai. Vai giù. Hanno una reattività assurda. Pollastri. Vedete qua. Pregato. Ok. Pietra confessionale. Ok. Ok. Calma. Quiete. Oh, pace. Momento di pace. Questo che è? Peccato. C'è qualcuno che dorme ancora. Devo controllare la strada di sopra. Wow, ma che è palude sopra palude. Ah no, noi siamo finiti. Gli spettri oscuri. Ma questa è la palude dove eravamo noi? Sì. Cazzarola, gli spettri oscuri. E avremo a che fare con il serpente, con i serpenti primordiali pure qua. Allora, si stanno uccidendo tra di loro, no? Tu invece no. Wow, non mi è fatto un cazzo. No! Oh, fa culo. Hanno un equilibrio mostruoso. Ah! Cioè non riesco a fargli il backstab. Vai. Buua, 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 buua. Wow. Ma mannaggia la zozza, hanno un tracking del mostruoso. 400. 400 solo di anime questi qui. Ma come cazzo lo sono costruiti? Che è sinonimo di casa, sicurezza. Ma porca miseria. Permesso. Permesso. No, niente, no. Niente, nessuno. Falò lì in fondo. Bene. Ma io quasi quasi ci rinuncio a colpire tutte queste cose. Non è che questi qua ritornano. Cioè hanno poi una... un tracking e una... cioè una polpa incredibile. Cioè dalla mannaia non li stordisce nemmeno. Cioè non vengono neanche scalfiti. Vediamo dove porta questa strada. Che dici? Sembra di sì. Sì. Ok. Piano. 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 Piano, minchia. Questo è l'equilibrio spezzato. Ok, perfetto. E io qua lo so dove siamo. Lo so. Dove c'era il cavaliere nero, sì sì. Nella strada, nel bosco dei crocefissi qua siamo. Wow, come si sono ricollegati gli ambienti. Allora, invece io ci tiro questa. Voglio vedere quanto danno ci fa. Lo spazio è abbastanza stretto.
Attenzione alla coda. Attenzione. Ok, perdi. Bene. Arma magica maggiore. Questo non è passaggio segreto. E qua c'è il cavaliere nero. Che il cavaliere nero ritorna. Quindi può essere che è droppabile qualche pezzo della sua armatura. Ammazzo. Devo ammazzarlo il cavaliere nero. No, non voglio fare brutte figure. Ma mi è difficile, dai. Ah, vabbè, però l'ho ucciso. Dai, lasciamo stare. L'ho ucciso comunque il cavaliere nero. L'ho fatta la pata. Ah, vabbè, lasciamo stare. Voglio cercare di morire meno. Meno. Scommesso che si prendono da qua quegli oggetti. Sì, gli oggetti che erano dall'alto sono qui, si prendono da qui. Perfetto, possiamo dire che la palude è stata tutta esplorata. Allora uno di là e uno di qua. Tutta no. Espiazione. C'è un cavaliere oscuro nella palude. C'è un cavaliere oscuro nella palude. Gemma vacua. Sì. Facciamo lo stesso del ritorno. Ultimo falò visitato. Bene. Allora, cosa c'era un cavaliere nella palude? Gli spettri. Oh, gli spettri. E quanto gironzolato non l'ho trovato io. Questo era il falò dell'inizio, sulla sinistra parte sinistra. Oh, ho capito. E può essere, perché io praticamente ho fatto sinistra e poi sono andato centrale, non ho fatto tutto il bordo di sinistra, può essere che sia qua allora. Allora, quindi questo è tutto fatto. Allora, no, che stiamo sbagliando direzione, allora. Allora. No, compaiono di nuovo questi. Perché mi perseguitate? Ma poco fa con chi stavano combattendo questi? Fanculo che mi affondo, mi ha fatto. Oh, contro lo spettro, guarda. Cioè li uccide con un colpo, li uccide. Cioè qua è fortissimo. E sono due. No. Perché questi poveracci non hanno speranza contro di loro. E poi chissà che cosa sorvegliano questi esseri. Gli spettri oscuri sono alla ricerca di qualcosa. Gli spettri se combattono qui significa che sono alla ricerca di qualcosa. E loro glielo vogliono impedire. Infatti sorvegliano, per come tu vedi, quest'area loro. Pillola nera, lì abbiamo un bel cancellone. Oddio. Oddio! No, che c'entro io? Non c'entro niente io! Via! Andate via! Ma guarda come che insiste! Uno spettro rosso. No, è lui con lo scudo. Ma porca miseria, lasciami.
Sì, come no? Vabbè, se muori almeno c'ho il falò qua. Minchia, non hanno limiti di aggro. Ah, ecco il loro limite qual è. Ecco, siamo fregati. Questo è il loro limite di aggro. Che non fai più lo scalto che c'è il tuo compagno. Ah, non fai più lo scalto. Pici 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 pici. Pici 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 pici. Che? Che ti sono impallati. Maschera oscura. E globo dello. Perfetto. Oh, abbiamo liberato la zona. Allora, noi siamo venuti da qua. Qua cosa c'è in questo sentiero? Sento qualcuno che si lamenta. Ah, ok, tutti quelli lì sotto, perfetto. Non c'è altro. Qua sopra. Comunque non hanno, cioè, li hanno sterminati. Segno di evocazione. Chi è? Gotta della mano nera. Qualcuno sta combattendo. Scudo dei Gru. Come? Un altro segno? Qua. Sirris dei regni della penombra. Perché? Perché appunto lei ci ha detto. Io perché? Come? Esattamente. Ne abbiamo due. Qua si apre, sì. Proviamo. Concluderemo l'episodio entrando in questa porta. Vediamo che cosa. Infatti è scaduto pure il tempo. Vediamo che cosa ci sarà di bello. Un attimo di pausa. Ok ragazzi, dai, evochiamoli. Cara Sirris. E anche te, come, dove sei? Ah, lì, eccoti là. No. No, che cantaro, no, è una luce. Beh, dovrebbe essere qui, aspetta. Oddio, ma che sono ciecato? Dove cantare è finito? Dove è finito il segno? È scomparso. Vabbè, andiamo, dai. Oh mamma mia. Oddio, boss. E vabbè, cosa poteva essere? Boss poteva essere. Oh, guarda qua. Ma che è uno scontro doppio? Cozzarola! Questi sono i camminatori dell'abisso, la legione di Farron. Anche sembrano dei cacciatori usciti da Bloodborne. Oh. Anche questo qua sa di un'agilità mostruosa. Guarda qua. Questo mi rompe. Guardiani dell'abisso. Oh, guardiani? No, guardiani. Oh, porca la miseria. No, no, no. Oddio. Quanto sono? Vabbè.
alleata. Ai, no, la Gang Bang, no. Via, attento. Oh, ai, 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 ai. Allora. No. Vai. Dai, che ce la stiamo per fare. È morto. Aspetta. C'era ancora poca salute. Che sta succedendo? Oh. Ma cosa sta succedendo? Cosa? Cioè, mamma mia! Oh, per Bacco! E dov'è? Oh. Mamma mia, ma è una doppia boss fight! Attenzione! Aspetta, ciccia, dobbiamo cercare di distrarlo! Dai, uno davanti e uno di dietro, dai! Forza, ma perché? Vabbè, curati, curati, dai! Minchia, ma è impressionante! Poveretta! Basta! Mio Dio! Capanastri! Attenzione alla stria che ha lasciato di dietro! Guarda qua! No, poveretta! Oh, cazzo di danno! No! Ma porca! Allora. Sta morendo. Dai, dai, dai. Peccato, si è fatto onore, ha combattuto benissimo. Combattuto benissimo! Signore dei tizzoni distrutto! Abbiamo annientato i guardiani dell'abisso! Oh, una battaglia entusiasmante, ragazzi! È durata ben 9 minuti! C'è da accapponare la pelle, veramente, è una boss fight, è peccato per la nostra alleata, ha combattuto molto bene. Accendiamo il falò e ci sposiamo immediatamente. Il primo signore dei tizzoni è andato. Oh oh oh. Wow. Allontana da me questo calice.
Qua non c'è niente, vero? E qua cosa c'è qua? Catacombe di Karthus, un'altra zona. No, abbiamo finito qui, ragazzi. Allora, facciamo un passo avanti. Anzi, facciamo un passo indietro. Bene, concludiamo l'episodio, direi, in bellezza. Ci sediamo qui, belli, comodi, comodi. Ah, che dire, abbiamo fatto un bellissimo episodio. Abbiamo sconfitto il nostro primo signore dei tizzoni e abbiamo fatto una run, diciamo, una puntata no death. Non siamo morti. No, non sono morto. No, mi sembra di no, no. Bene così, ragazzi, alla prossima. E mi raccomando, seguite, seguite, perché la serie diventa sempre più intrigante. Una buona serata a tutti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!